Bene. Pasta alla calabrese, perché Federico ha detto: sono stato in vacanza in Calabria e porto questa pasta. Naturalmente vedrete che in questi primi giorni di settembre ci sono molte ricette di pesce, ma è naturale perché tutti siamo stati al mare, tutti abbiamo mangiato più pesce del solito. Certo. E anche perché siamo ancora sulla la leggerezza, ecco. Ancora sì. Poi fra un po' inizio le ricette, quelle proprio. Ma tu non mangi mai, cioè sei io ho tolto i carboidrati per un bel periodo, ora ho reintegrato. Meno male, mi raccomando, perché sennò l'Evelina dice che non fa bene. Però tanto mi ha detto che sto bene, no? Sto bene? Sì, ah, bene, ma devi introdurre. Vero, i carboidrati sono importanti, certo, per la testa, per sennò... il cervello, i carboidrati complessi. Ecco, giusto. Allora, Anto, per questa ricetta ho usato la stroncatura, che è un tipo di pasta calabrese molto molto bella, ruvida, grezza, guarda bella. Guarda che bella. Guarda come. Si avvolge bene bene il sugo, vedi com'è ruvida? È ruvida, sembra quasi integrale. Brava. Ed è poi fatta così, mi piace, come sì. Una molletta. Questa è una pasta originaria di Gioia Tauro. L'hai già buttata intanto? L'ho già buttata perché ha un tempo di cottura un po' elevato. Però vi assicuro che con questa pasta ci fate dei sughi goderecci incredibili. Chiaramente noi vi facciamo vedere la ricetta come deve essere originale con questa pasta. Poi se avete questa pasta fatela con linguine, spaghettoni, insomma fatevela un po'. Però è chiaro che... Allora, pomodori come se piovesse, perché adesso è il loro momento. Pomodorino giallo e rosso, faccio un bel fondo di aglio e olio. Ora ti faccio vedere l'aglio, alto. Sapete che in Toscana, come dire... L'aglio è il pane, pane. È vita, no? È vita. Contro i vampiri. Contro i vampiri, no. Anche chi vuole vampirizzarti, quindi... Quindi mettiamo. Faccio i pomodorini così, l'aglio ovviamente l'ho tagliato a metà. Giusto. Per dargli un po' più di arroganza. Di arroganza, come dici tu. Pomodorino l'ho messo da parte e ora taglio i calamari, ok? Si possono tagliare sia per lungo che per fateli un po' come vi pare, no? Anto, certo. Mi si dice, no? Io li faccio fini, fini, fini così. Sì, anche a me piacciono fini, fini, perché sennò possono diventare un po' ciccosi. Invece... Un po' gommosi. Esatto, invece fini, fini piacciono a tutti. Sì, allora le faccio così a listarelline fini. In questo modo qua. Io nel frattempo anche me le sono un po' tagliate prima. Beh, vedi? Certo. Quindi aglio in padella, ben rosolato, ci andiamo a mettere l'ugalamar. Mettiamoci... Quanto devono cuocere, cara? Perché c'è questa poco. Scuola o poco tanto, giusto? Io le faccio cuocere poco. Le faccio cuocere poco perché più le cuoci, a parer mio, diventano gomma. È vero. Quindi, quindi vanno cotti poco. Ok, piace. Poco alto e poco. Poco alto e facciamo cuocere un pochino. Poi... Adesso le saliamo, le pepiamo per bene. Guarda, un pochino di pepe per dargli un po' di sapore, un po' di sale. Giusto. Abbondante. Quindi aglio, olio, calamari sottili, sottili, sottili. Sì, bravissima. Non ci metto il peperoncino in questa ricetta perché alla fine ci metto l'anduia. Oh. Ah, perché? Ma certo, l'anduia è certo Calabria, l'anduia. Mamma mia, questa è buonissima. Questa non ho mangiato talmente tanto. È praticamente, definiamola. È un insaccato calabrese. È un insaccato calabrese che è a base di peperoncino. Esatto, e grasso di maiale che viene proprio macinato insieme. E quindi diventa come una specie di polpa, no? Di, bravissima. Di spalmabile. Questa anche. La puoi mettere nei crostini, la puoi mettere dove ti pare. Proprio io tipica. La metto in questa pasta perché mi piace. Perché facciamo la pasta alla calabrese, certo. Non può mancare l'anduia. Allora, facciamo rosolare questi calamari in questo modo qua. Poi ci vado a mettere i pomodorini. Perfetto. In questo modo qua, intanto fa pulizia. Fa pulizia, okay. Mi piace da morire. Come si dice qui? No, fa pulizia. Fa pulizia, no? Certo, è bellissimo. A me i dialetti piacciono da morire. Ok. Fa pulizia. Vado a... Vedete, adesso sono quasi cotti questi quasi calamari. Quasi cotti praticamente, sì, in questo modo qui. Ma sei stato solo in Calabria o perché ti ho visto in giro per, allora, anche per lavoro dappertutto? Sono stato a fare un bellissimo lavoro in Kenya, in Africa, giù, a ho metà visto giugno. Con i bambini sei e andato. Ho visto della roba incredibile e che mi hanno veramente toccato il cuore, sono sincero. Poi da genitore, da padre... Vedere, insomma, bambini, certe cose ti insomma ti fanno capire che vuol dire la vita, ecco, via. Davvero. Pensa alla mia figliola, la mattina salta, se gli dà il tablet, si arrabbia. E questi bambini non hanno niente, capito? È incredibile, ecco, incredibile. Qua tu sei invece con la tua bimba, ecco, ti vediamo. La mia bambina, la mia Greta. Ormai cresce. Ha quasi 6 anni, Anto. Va a scuola? Quasi 6 anni, va a scuola ora il 16 di settembre. Sì, perché molti iniziano settimana prossima, sì. Sono le scuole un po' scaglionate. Mia figlia va domani, ad esempio, molti sono andati già lunedì e molti vanno, la maggioranza credo il 16, quindi lunedì prossimo. E considerando, che lei sa cosa mi ha detto, invece che dirmi dei libri di scuola, mi dice, babbo, per il primo giorno di scuola l'outfit lo scelgo io, perché devo fare il fitting. No, vabbè, capito. Oh.
E tu dici a 6 anni, dice così sta bimba. Ma io a 5 anni altro c'ho a Power Rangers. Ma noi eravamo a bene. A 5 anni, incredibile. Allora, Anto, guarda un po'. Abbiamo messo poi il pomodoro, la salsa. Bravissima, fondo di aglio e olio, facciamo rosolare il calamaro, il pomodorino, salsa pomodoro per farla un po' più saporita, un po' più sugosa. E adesso la lascio andare in questo modo qua, ok? Nel frattempo, Anto, io mi taglio un po' di prezzemolino e un po' di basilico. Esatto. Perché alla fine ce lo metto. Esatto, e l'anduia anche la metti dentro a pezzi. La poi metto a fine cottura, ok? Okay. A sciogliere dentro, ma nel frattempo si potrebbe anche fare subito. Appunto, dai. Guarda bella, Anto, guarda com'è bella. Bella morbida. Vedete com'è morbida? Ma sa che Anto, facciamo una roba, ce la mettiamo subito e ciao. Mettiamola subito. Chiamami Garba. Guarda. Tanto anche se si scalda un pochino va benissimo. Ah sì, guarda, a pezzettoni così, così si fonde per bene. E poi ci buttiamo la pasta. E poi ci buttiamo la pasta dentro. Ecco, qua gli dà un bello schnaus, eh? Questo gli dà uno schnaus, altro che peperoncino. Qua il peperoncino è già dentro nell'anduia, anche se non è piccantissimo. No, eh? Ma la vera anduia non deve essere piccantissima, esatto. Vediamo un po'. La prova a sentire. Bello al dente. Bello al dente, tanto va bene. Bello al dente, allora facciamo dente così. A noi ci garba al dente. A noi ci garba al dente. Mm-hmm. Allora, nel frattempo la butto dentro e la lascio finire di cuocere proprio 20 secondi. Lì. Ok, così viene, come dico io, Anto, bella cremosissima. Bella cremosissima, guardate, abbiamo fatto naturalmente per tutto lo studio. Questa la pasta è solo per Alfio. E la facciamo impregnare di questi sapori che sono l'anduia, i pomodorini, il sugo e i calamari. Guarda lì, guarda che spettacolo. Adesso, un secondino, prezzemolino me lo sono già tagliato. Prezzemolino e un po' di basilichino. La parte verde. Ok. Un po' di basilico. Gli diamo proprio un colpetto. Ta, 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 tac. Alla fine ancora olio. Beh, perché se no in questo caso è bello olio extravergine. Con questa qui, Anto, si gode. Come no? Con questa qui tu la butti in mezzo al tavolo, ciao, guarda. Se la butti in mezzo al tavolo come facciamo noi, vedrai quanto dura sulla nostra tavola questa pasta. Pasta alla calabrese di Federico Tusca. Durerà niente.